Siamo a favore di Napoli e per questo vogliamo chiarezza. È l'esortazione che giunge dai lavoratori delle Terme di Agnano, in sciopero per 8 ore a causa dei rapporti tesi con la dirigenza e della mancata risoluzione da parte del Comune di Napoli circa il futuro assetto societario delle Terme. I dipendenti contestano Marinella De Nigris, presidente del CDA, la quale avrebbe, in alcune dichiarazioni alla stampa, parlato delle difficoltà delle Terme in termini dai lavoratori ritenuti ingiuriosi. Essi a loro volta criticano la dirigenza per i metodi di gestione della struttura. Secondo i manifestanti, il fatturato 2012 dell'impresa partecipata sarebbe aumentato rispetto agli anni precedenti, ma ciò nonostante la dirigenza starebbe attuando un piano di ridefinizione dell'assetto lavorativo, paventando la messa in cassa integrazione di un numero consistente di dipendenti. Inoltre, sempre secondo quanto riportato dai lavoratori, da Palazzo San Giacomo non c'è chiarezza circa il futuro societario. Il bando internazionale di privatizzazione indetto per settembre ha infatti portato a un nulla di fatto. La struttura termale è un fiore all'occhiello della città, 48 sorgenti, un hotel a 4 stelle, piscine e sale benessere. Ai nostri microfoni i sindacalisti Bernardo Manna, Uiltux, Antonio Scandurro, Filcas CGL e Paolo Vigilante, Fisascat CISL. Dal Comune dobbiamo avere delle garanzie, abbiamo iniziato una cassa integrazione per ristrutturazione a inizio d'anno, c'era un bando di gara che è finito a settembre, è nato fallito, deserto, e quindi aspettiamo delle garanzie e delle certezze per i lavoratori e per questo bene della città, una ristrutturazione che deve partire immediatamente se vogliamo che questo bene rimanga ai napoletani. Oltre alle 81 famiglie che vivono tutti i giorni con ansia anche per alcuni comportamenti che sicuramente deleterano le nostre per le nostre famiglie, abbiamo dei problemi seri che dobbiamo affrontare, dobbiamo pacificare l'azienda e cercare insieme un nuovo. La maggior parte dei malati non sa che in Italia da 3 anni c'è una legge che tutela il loro diritto alla cura nel dolore cronico, quello che si protrae nel tempo e non è più utile e soprattutto da sintomo si è trasformato in malattia. Ed anche molti medici e sanitari non conoscono i dettagli di una normativa, la 38/2010, ritenuta fra le più avanzate d'Europa. Per fornire elementi di chiarezza sia farmacologica che normativa, Grunenthal, l'azienda farmaceutica leader per la ricerca nella terapia del dolore, ha supportato un evento all'Hotel Royal Continental di Napoli con oltre 60 medici, sia di base che specialisti, a conclusione di un ciclo di incontri che ha toccato Stresa e Venezia, formando complessivamente oltre 200 medici. Due le giornate partenopee di lavori, con sessioni d'approfondimento sul dolore e sulla legge 38. L'apertura è stata affidata a Caterina Aurilio, professore ordinario di anestesia e rianimazione alla Seconda Università di Napoli, presidente eletto dell'AISD. Il contributo è dato oltre sulle ultime conoscenze in fatto di terapia, di farmaci, le ultime novità dal punto di vista farmacologico, ci dà anche un'altra opportunità di avere l'occasione di parlare con un legislatore che possa spiegare a noi medici, che non è che siamo molto ferrati sulle leggi, quali sono, in cosa può incorrere un medico allorquando dovendo trattare di una legge nuova non la esegue in modo adeguato e quindi quali sono, in quali condizioni amministrative, civili e penali possa incorrere allorquando non venga attuata in modo corretto. 70 imbarcazioni e 22 stand per l'indotto, barche nuove e usate e prove a mare. Taglio del nastro questa mattina per la 26esima edizione di Navigare, organizzata dall'Associazione Nautica Regionale Campana al Circolo Canottieri di Napoli. Alla cerimonia hanno preso parte Maurizio Maddaloni, presidente della Camera di Commercio di Napoli, il vicepresidente della Giunta regionale Guido Trombetti, l'assessore regionale allo sport Luciano Schifone, il presidente della Mostra Oltremare Andrea Rea e l'ammiraglio Antonio Basile, comandante della Capitaneria di Porto di Napoli. L'evento vede in esposizione tutti i marchi della nautica campana, dal nuovo all'usato, dall'indotto alla rappresentanza delle associazioni sportive. Ai nostri microfoni Renato Martucci, presidente dell'Associazione Nautica Regionale della Campania. È una manifestazione importante perché in un momento di crisi siamo riusciti a raccogliere e a portare in esposizione circa 70 imbarcazioni. Ci sono 22 stand dove è presente il meglio della nautica campana, sia in termini di produzione artigiana sia in termini di attività commerciali.
È un momento difficile, ma è un momento in cui abbiamo risposto, credo in maniera importante, perché tutte le aziende campane rappresentano un'eccellenza. La nautica campana non è seconda a nessuno e ha accumulato negli anni un patrimonio di conoscenze tecniche, di esperienze molto molto importanti, che possono essere messe a frutto in un futuro, coniugando ovviamente queste esperienze con l'innovazione. Anche nell'innovazione partiamo avvantaggiati, perché il CNR di Pozzuoli, assieme con Antimo Di Martino, che probabilmente oggi è il maggiore esperto di green economy applicata alla nautica dei porto, ci permettono di guardare al futuro, come dicevo, con serenità, perché la capacità di produrre barche compatibili è particolarmente forte nella nostra regione. Vuotociclo è una mostra di arte contemporanea, elettronica e digitale che quest'anno arriva alla sua quarta edizione ampliando i propri orizzonti. Prosegue infatti l'intento di creare una comunicazione e una collaborazione tra arte e società, tra artisti e studiosi. Ogni anno la sinergia costruttiva tra il Comune di Napoli, il PAN, il Suor Orsola Ben in Casa e gli organizzatori, gli studenti e gli artisti ha generato una costante crescita, quest'anno arrivando alla quarta edizione Vuotociclo ha tagliato nuovi traguardi. Ogni anno la mostra ha un tema comune su cui gli studenti e gli artisti lavorano. Il tema di quest'anno è Sancta Sango e tratterà il tema simbolico del sangue, elemento ricco di valenze spirituali, esoteriche, sacre e vitali. Basti pensare all'Eucaristia, al mito vampirico San Gennaro o il tema storico del Belt and Soul, fondamento delle politiche razziali. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato la fotografa Maria Del Monaco, che ha spiegato la sua personale. Questo lavoro è incentrato sulla pena di morte, però è contro la pena di morte. È un rifiuto di questa, purtroppo, di questa cosa che succede ancora attualmente nel mondo, in tutti questi paesi che sono qui elencati. Attraverso poi queste altre due foto, che sono messe comunque da parte perché non c'è il mio corpo, ma c'è l'uso comunque della siringa che rimanda l'iniezione letale, e dall'altra parte c'è sempre la siringa, ma che insomma, fotografata in questo modo, sfocata, richiama la croce che la rimandi a tradizione cristiana, e quindi è una cosa che, insomma, l'uccisione dell'uomo, e quindi sempre essere contro alla pena di morte. Sabato mattina nei saloni del Circolo Nautico Posillipo, per volontà del presidente Maurizio Marinella, nell'ambito della 22esima edizione del Premio Nazionale Megaris, è stata tenuta la cerimonia di consegna dei premi del Concorso Nazionale di Poesia in Lingua Napoletana Italiana e Narrativa, del Concorso di Pittura Estemporanea e del Corso di Pittura da Studio, ma anche quello di Giornalismo. Durante la manifestazione sono stati consegnati i trofei Megaris 2013 a personaggi del mondo del giornalismo, della cultura, dello spettacolo, tra i premiati Stefano Solli, editorialista del Sole 24 Ore, ma anche il presidente della Camera di Commercio Maurizio Maddaloni, la cantante Barbara Bonaiuto, l'attore Gianfranco Gallo, l'attore Maurizio Merolla, il magistrato Giovan Domenico Lepore, lo scrittore Diego De Silva, il chirurgo Vincenzo Argenzio, ma anche la giornalista di TV Luna Taisia Raio. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato il presidente del premio, Carlo Postiglione, che ha spiegato l'importanza di questo prestigioso riconoscimento. Abbiamo deciso anche di diventare premio nazionale dal punto di vista di attribuzione dei trofei Megaris, perché noi siamo oltretutto anche un premio letterario e pittorico. Quindi questi trofei Megaris sono nati da 15 anni a questa parte e diamo la possibilità, l'eccellenza a tutti coloro che si sono distinti in vari campi, dalla letteratura al giornalismo, dalla chirurgia alle arti e soprattutto allo spettacolo. Quest'anno infatti abbiamo con noi Gianfranco Gallo, abbiamo Maurizio Merolla, Sasà Trapanese e la famosa cantante di Renzo Arbore, Barbara Bonaiuto. 20 anni di movimento neoborbonico e prima edizione del Premio Due Sicilie, ma anche la presentazione del nuovo libro di Pino Aprile dal titolo Il Sud Puzza, nelle sale dell'archivio storico di Via Morgan a Napoli. Poi la fanfara, l'inno, la musica, l'orgoglio e la verità storica,
una giornata intera di festeggiamenti alla presenza del principe Carlo di Borbone, che ha mantenuto la promessa fatta al presidente del movimento, Gennaro De Crescenzo, di presenziare all'evento. Sì, tra l'altro è la prima volta che vengo in questo locale, che trovo abbastanza interessante e divertente perché ricorda tutta l'epoca borbonica, con ogni sala è dedicata a un re, e devo dire che sono piacevolmente sorpreso, sorpreso in quel senso, perché c'è appunto la volontà da parte di alcuni di ricordare un'epoca ormai passata da oltre 150 anni, ma c'è una, soprattutto una volontà storico-culturale di ripristinare in qualche modo una certa verità. Prologo nel wine bar di Luca Iannuzzi, con un incontro sul nuovo volume di Pino Aprile, che dopo Terroni prosegue sul filone meridionalista. Ma in realtà credo che già si stia raccogliendo. La cosa importante è che nei fenomeni sociali è che partano. Ora, quello che sta avvenendo al sud con movimenti sociali per la soluzione di problemi, le persone si mettono insieme non fidandosi più di istituzioni o inerti o addirittura colluse, oppure insufficienti, anche se ben motivate, e insieme cercano soluzioni di problemi. Poi, per proseguire, serata all'Auditorium Salvo d'Acquisto del Teatro dei Salesiani, sempre al Vomero, condotta dal giornalista Pierpaolo Petino e Diletta Canfora, con la consegna del premio Due Sicilie, tra gli altri a Gigi Di Fiore, Gianni Simeoli e Di Napoli e Gianni Aversano. Simpatica sorpresa per Sua Altezza Reale, il regalo di una maglia ufficiale del Napoli da parte del giornalista Massimo Sparnelli, con il numero 1 e il suo nome.